Allora, facciamo così, andiamo subito a vedere una sorta di rubrica che vogliamo fare proprio con Sergio Piovini al termine di ogni mese per capire S&P 500 i migliori settori del momento, per dare indicazioni. Sergio, ovviamente lo sai meglio di me, in questo specifico momento storico è molto delicato, no? Riuscire a dare delle indicazioni. Quindi informiamo sempre di più, cosa che facciamo sempre i nostri telespettatori, che è bene sempre poi adattare tutto alle proprie esigenze. Sergio, ancora di più in questo momento in cui chiaramente si sta un po' alla finestra, sei d'accordo? Sì, chiaramente, sicuramente sì. Allora, un'indicazione generale che si può dare è questa. Sì. Non assumetevi più rischi rispetto a quelli che potete comunque sopportare. Quindi regola generale numero due. Regola generale numero due, comunque non andate a correre, a svendere mercati azionari in questa fase se rientrano come livello di rischio quello che avete comunque considerato in precedenza nel vostro piano finanziario. Quindi cercate di mantenere una situazione equilibrata, non assumetevi troppi rischi pensando che alcuni prezzi possano essere delle occasioni, rimanete equilibrati, non andate dall'altra parte per a correre o a svendere, è un'occasione eventualmente per rifare un po' il punto del vostro portafoglio, ma rimanere equilibrati e senza prendersi dal panico dal momento o quant'altro, comunque insomma. Ok. Ecco, detto questo, andiamo a vedere quelli che possono essere. Quindi abbiamo parlato prima dello Standard Poor's 500 a livello di indice generale. Vediamo quelli che possono essere, ovviamente tenendo presente chiaramente e giustamente quello che hai detto tu prima, i settori che in base a un'analisi che va a vedere il trend non solo di breve periodo, ma anche di medio e di lungo, poi viene messo insieme in modo tale che il breve periodo non crei troppo, come si dice normalmente, rumore alle fluttuazioni dei prezzi, quindi viene come dire mixato anche con quello di lungo periodo, e andiamo a fare una classifica anche in questo caso. Quindi cosa abbiamo? Comunque nei settori nell'indice settoriale americano l'energia ancora molto forte, quindi abbiamo e risulta in testa anche in questo fine mese. Poi abbiamo i beni di prima necessità che rimangono comunque seconde in classifica e via via abbiamo finanza, salute e quant'altro. La tecnologia, come vediamo, che è stata molto gettonata nei mesi scorsi, soprattutto fino a dicembre, debole, quindi siamo in terz'ultima in classifica, assolutamente da evitare in questa fase, direi, beni voluttuari e le telecomunicazioni che sono veramente in fondo in classifica. Quindi i titoli o le aziende che partecipano a questo settore vengono in quest'ultima fase o comunque mediamente nelle ultime fasi comunque venduti. Abbiamo energia, l'inizio del mese scorso avevamo comunque l'energia in testa alla nostra classifica, siamo andati a definire un titolo che è ExxonMobil, dopo eventualmente un'occhiatina veloce andiamo a vedere. Tra i beni di prima necessità per diversificare il nostro portafoglio sono andato a individuare anche un titolo. Sì. Diamo proprio un flash veloce perché sappiamo che i tempi sono ristretti, cosa possiamo, dove possiamo andare a fare qualche ragionamento. Quindi tra i consumi definiti così di staples, quindi di prima necessità, uno dei titoli migliori che possiamo trovare all'interno è Coca-Cola, lo conosciamo evidentemente tutti, ha sofferto come tutti, insomma, un ripiego per quanto riguarda gli utili nel 2020, in forte ripresa nel 2021 e anche in previsione nel 2022. I cosiddetti earnings per share, quindi gli utili riferiti per azione, sono, per quanto riguarda le stime e il consenso degli analisti, nel prossimo futuro in forte crescita. Chiudo, andiamo a vedere velocemente il grafico, so che il tempo Vai, 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 Sergio, non ti preoccupare, poi acceleriamo un po' sul finale. Esatto, perché vi devo dire due cose importanti, se ce la Sì, faccio. sì. Allora, il grafico. Andiamo a vedere Coca-Cola, quindi cosa abbiamo sul grafico? Abbiamo un titolo, come vedete, se gli indici stornano ormai da inizio gennaio per gli americani, Coca-Cola è in massimi storici in questo momento, quindi abbiamo un titolo molto forte da valutare, evidentemente come diversificazione del vostro portafoglio azionario USA nel momento in cui dovesse fare qualche piccolo storno, perché siamo proprio al massimo storico. Se andiamo a vedere il grafico di medio-lungo periodo, troviamo un titolo ovviamente in una fase
fortemente ancora rialzista, quindi non ha subito alcun dubbio per quanto riguarda il ritracciamento degli indici azionari, quindi altro titolo interessante da andare a monitorare per quanto riguarda il vostro portafoglio, e fa parte del secondo settore più forte attualmente negli Stati Uniti.